Ciao a tutti, eccoci con la Books Review del lunedì. Il libro che vi porto oggi è I baci non sono mai troppi di Raquel Martos, uscito nel 2012 per Feltrinelli. La storia, narrata dall'autrice spagnola, parla di due ragazze diventate donne, Eva e Lucia, che proseguono nella loro profondissima amicizia fin dall'infanzia, per poi ritrovarsi per caso, dopo anni dall'ultimo litigio che ha causato la loro separazione, in un aeroporto. Vediamo un alternarsi appunto di vicende presenti e di flashback alternati a capitoli di questa amicizia profondissima tra queste due donne, donne molto diverse, una bionda e l'altra mora, ma questo è irrilevante, e soprattutto molto molto differenti nel carattere e nell'approcciarsi alla vita in generale. Queste due bambine si conoscono a scuola, tra i banchi di scuola, dopo che Lucia ha perso la madre ed è stata costretta appunto a cambiare scuola. Subito le due diventano amiche, compagne di banco, fin dal primo momento si trova una complicità decisamente rara per due bambine della loro età. La madre di Eva si prende cura di Lucia come se fosse la sorella stessa di Eva, di conseguenza esse crescono insieme fino ad arrivare all'età matura, all'età da università insomma, nel quale accade un litigio bruttissimo che le separa per qualche anno, per poi ritrovarsi con Eva, madre di una bambina piccola di nome Lola, Lucia invece donna in carriera, si ritrovano in questo aeroporto e da lì ricominciano a frequentarsi come se nulla fosse accaduto, una volta chiarito chiaramente la ragione dell'una rispetto all'altra per quanto riguarda il famoso litigio. È un libro che all'inizio mi ha un po' annoiato, essere sincera, perché non ci trovavo nulla, mi sembrava uno di quei classici romanzi fine a se stessi. Invece poi ho scoperto che è molto più profondo di quanto non ci si aspetti, perché è un romanzo decisamente e inequivocabilmente dedicato alle donne. Ogni donna che si approccia a questo romanzo si identifica in Lucia o in Eva a seconda dei suoi tratti fisici, ma soprattutto caratteriali. Sono decisamente opposte queste due donne, di conseguenza vediamo nelle esperienze che fanno, nel modo in cui ci si approcciano, un'identificazione del lettore, anzi della lettrice, in una delle due. In conseguenza a questo ci sentiamo molto empatici nei confronti dell'una e dell'altra per quanto riguarda le vicende che vengono narrate, perché queste due ragazze donne rappresentano entrambe dei lati sottili dell'essere donna, tutte le sfaccettature che ci sono belle o brutte dell'essere donna, tutto quello che si può rischiare nell'essere donna, tutto quello che si può provare a livello di esperienze come donne e via dicendo, e di conseguenza veniamo appunto informate a livello culturale su determinati argomenti, ma soprattutto li sentiamo nostri, li facciamo nostri e ci identifichiamo alla perfezione con le protagoniste, quindi di conseguenza da romanzo noioso che pensavo che fosse è diventato un romanzo con i controfiocchi, perché appunto un romanzo, che romanzo è se non riesci a identificarti con i protagonisti? Il filo conduttore di questo romanzo è chiaramente l'amicizia e anche un po' il destino che porta a queste due donne a ritrovarsi dopo anni in una condizione, in un contesto che non c'entrano assolutamente nulla col loro vissuto. Però allo stesso tempo questi due fili conduttori non sono altro che questo, ci ritroviamo invece ad affrontare argomenti e tematiche molto molto più sottili e molto più fini all'interno di questi grandi argomenti che sono appunto l'amicizia e il destino. Ci ritroviamo a che fare con rischi legati alle malattie, rischi, paure legate alla maternità, paure legate alle relazioni intraprese o comunque eccitazione in base alle relazioni intraprese a seconda dei soggetti indicati. Vediamo diversi tipi di relazioni nel quali una donna può essere coinvolta, volente o nolente. Vediamo il rapportarsi di una donna adulta con la propria figlia piccola. Vediamo la donna bambina, la donna adolescente, la donna ormai grande, la ragazza universitaria. Vediamo le donne adulte. In tutti i casi noi ritroviamo determinati argomenti visti sotto punti di vista diversi. Questa è una cosa che trovo molto molto interessante ed è la prima volta, a essere sincera, nonostante io sia una fan delle protagoniste donne, che vedo questa ricerca continua dell'affrontare quasi gli stessi argomenti sotto punti di vista differenti a seconda dell'età
di chi li va ad affrontare. Si tratta di soggetti diversi, eventi diversi, ma che riconducono tutti allo stesso argomento, allo stesso evento di per sé. Quindi è interessante vedere tutti questi vari punti di vista. Una cosa che invece ho trovato un pochino pedante è il fatto che il titolo "I baci non sono mai troppi" viene continuamente ripetuto dall'inizio del romanzo fino alla fine. È vero, bisogna dargli un senso a questo titolo, non può essere un titolo buttato lì a casaccio, e sicuramente Raquel Martos è stata brava a far capire il motivo di questo titolo, ma era davvero necessario che si ripetesse così a lungo e così tante volte in così tanti contesti diversi? Come dicevo prima, penso che sarebbe comunque stato bello anche senza la ripetizione continua di questo titolo, così come la ripetizione dei termini a livello stilistico. Per tutto il resto, ripetizione a parte, Raquel Martos ha un modo decisamente bello di scrivere, comunque è un po' atipico, un po' a sé, non saprei in che categoria farlo rientrare. La fascia d'età a cui lo consiglio infatti è sì la fascia d'età adolescenziale, forse, dipende da che letture fanno normalmente gli adolescenti che hanno intenzione di approcciarvisi, ma soprattutto lo consiglio alle donne in generale. Sì, ma la luce? Vabbè. Lo consiglio alle donne in generale perché, come dicevo, non è manuale assolutamente, però vi fa comprendere determinate cose che solo le donne possono capire. Ciò non significa che gli uomini non possano leggerlo, questo romanzo è consigliatissimo ovviamente anche agli uomini, anzi chi lo sa, magari tramite queste pagine potrete comprenderci un po' meglio a noi esseri complicati. Nell'info box come sempre troverete tutte le info utili per ritrovarmi sui vari social, contattarmi, commentarmi e sostenermi, la mia lista Amazon con tutti i miei desideri per sostenere il canale con un piccolo contributo, il canale e me stessa medesima. Troverete ovviamente anche tutti i link per ritrovare l'autrice, la casa editrice e la colonna sonora di questo video. Ci vediamo alla prossima recensione o comunque al prossimo video. Ciao!